Benvenuti nel mio canale. Oggi andremo a realizzare una bella maglia estiva. Il protagonista di questo progetto è il filato Amanda sfumato del colore azzurro. Assieme a questo filato io ho aggiunto del lamè bianco per dare un tocco di eleganza. Poi abbiamo bisogno di un metro, un paio di forbici, dei segnapunti ed infine un ago da lana. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Per questo progetto, che corrisponde ad una taglia 42, abbiamo bisogno di realizzare due pannelli uguali, che sia largo 47 cm e alto 49 cm. Queste misure riguardano la taglia 42. Comunque, durante il tutorial vi dirò come prendere le misure per una taglia più piccola o più grande. L'importante è che siano un numero pari. In questo caso io ho realizzato una catenella di 106 maglie più una. Dopo aver eseguito la catenella, dobbiamo realizzare una maglia bassa più 2 catenelle, 1 e 2. Filo sull'uncinetto. Iniziamo a realizzare tutte maglie alte per tutto il giro. Gettato, maglia alta. Dobbiamo proseguire facendo tutto un giro di maglie alte. Ho terminato di realizzare il primo giro. Giriamo il lavoro e iniziamo realizzando le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. 1, 2 e 3. Gettato, maglia alta nella maglia successiva. Una catenella di separazione, gettato, saltiamo una maglia, nella seconda realizziamo una maglia alta. Maglia alta sottostante, catenella, saltiamo una maglia, nella successiva realizziamo una maglia alta, gettato, maglia alta. Dobbiamo proseguire per tutto il giro realizzando 2 maglie alte, una catenella di separazione, saltiamo una maglia, maglia alta sottostante, maglia alta sottostante. Dobbiamo proseguire così per tutto il giro. Ve lo faccio rivedere. Una catenella di separazione, gettato, saltiamo una maglia, maglia alta, maglia alta, catenella di separazione, gettato, saltiamo una maglia, maglia alta, più una maglia alta nella maglia successiva. Vedete, questo è come si presenta il motivo. Dobbiamo proseguire così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro e completiamo facendo una catenella, gettato, saltiamo una maglia alta, più una maglia alta. Giriamo il lavoro e iniziamo il terzo giro del motivo. Iniziamo facendo le prime 3 catenelle, 1, 2, 3, più una di separazione, gettato, saltiamo una maglia alta all'interno del foro, gettato, maglia alta sottostante. La sequenza del motivo è sempre uguale. Solamente cambia l'inizio del lavoro, che in questo caso abbiamo iniziato con le 3 catenelle più una di separazione, maglia alta all'interno del foro più una maglia alta sottostante, e dobbiamo proseguire con una catenella, gettato, saltiamo una maglia, maglia alta nel foro più una maglia alta sottostante, catenella di separazione, saltiamo una maglia, maglia alta all'interno del foro, maglia alta sottostante, catenella di separazione, gettato, saltiamo una maglia, maglia alta all'interno del foro, maglia alta sottostante,
catenella di separazione, gettato, saltiamo una maglia, maglia alta all'interno del foro. Dobbiamo proseguire così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro e facciamo una catenella di separazione e una maglia alta nella terza catenella. Giriamo il lavoro e iniziamo con le prime 3 catenelle, 1, 2 e 3. Queste 3 catenelle rappresentano la prima maglia alta, gettato, maglia alta all'interno del foro. Gettato, maglia alta. In questo terzo giro dobbiamo proseguire lavorando tutte maglie alte. Ve lo faccio rivedere. Gettato, maglia alta sottostante, gettato, maglia alta all'interno del foro, gettato, maglia alta sottostante. Dobbiamo proseguire lavorando tutte maglie alte, facendo una maglia alta all'interno del foro più le maglie alte sottostanti. Dobbiamo proseguire così per tutto il giro. Ho terminato di realizzare anche il giro di maglie alte. Facciamo un piccolo riassunto del lavoro eseguito. Allora, questa lavorazione è formata da diversi motivi. I primi 4 motivi sono stati realizzati da 3 giri. Il primo giro l'abbiamo iniziato facendo le maglie alte. Il secondo giro abbiamo iniziato facendo le 3 catenelle, maglia alta, una catenella di separazione, abbiamo saltato una maglia, maglia alta e abbiamo proseguito così per tutto il giro. Il terzo giro invece abbiamo invertito il lavoro. Ve lo faccio vedere in questo modo. Allora, abbiamo iniziato facendo le prime 3 catenelle, una catenella di separazione, una maglia alta all'interno del foro, maglia alta sottostante. Dopo abbiamo realizzato questo giro di maglie alte. Questo fa parte del secondo motivo. Per ogni motivo fanno parte 3 giri di lavorazione. Noi dobbiamo proseguire per un totale di 4 motivi, compreso il primo. Vi faccio vedere come iniziare il secondo motivo. Allora, intanto il primo giro è questo di maglie alte. Poi realizziamo le prime 3 catenelle, 1, 2 e 3. Gettato, maglia alta sottostante. Una catenella di separazione, gettato, saltiamo una maglia, maglia alta. Gettato, maglia alta. Catenella di separazione, gettato, saltiamo una maglia, maglia alta. Più una maglia alta. Dobbiamo proseguire così per tutto il giro. Ho terminato il giro. Iniziamo con le prime 3 catenelle. 1, 2, 3. Gettato, una maglia alta all'interno del foro, catenella di separazione, gettato, maglia alta sottostante. Ah no, scusate, saltiamo una maglia, maglia alta sottostante. Vedete, abbiamo iniziato con le 3 catenelle più una maglia alta nel foro, catenella di separazione, saltiamo una maglia, nella seconda una maglia alta sottostante, gettato, maglia alta all'interno del foro, catenella, gettato, saltiamo una maglia, maglia alta. Dobbiamo proseguire così per tutto il giro. Ho terminato di realizzare anche questo secondo motivo. Adesso dobbiamo continuare per altri 2 motivi, che in totale sono 4 motivi. Poi vi dirò come continuare. Ho terminato di realizzare il mio quarto motivo. A questo punto dobbiamo proseguire con il quinto. Vi faccio vedere il mio primo pannello che ho già terminato. Allora, riassumendo il tutto, noi abbiamo iniziato
facendo il primo giro di maglie alte, il secondo e il terzo giro di quadrettini, e questo forma un motivo. Questo motivo l'abbiamo ripetuto per 4 volte. Sono 1, 2, 3 e 4. Qua finisce il motivo, dove c'è il segnapunti. Da questo punto in poi abbiamo iniziato con il quinto motivo. L'unica differenza è che al posto di fare un giro di punti alti ne facciamo 2, più i 2 giri di quadrettini. Questo motivo fa parte di 4 giri e dobbiamo ripeterlo per 4 volte. Al termine di questi motivi, che sono un totale di 8 motivi, dobbiamo realizzare giri di andata e ritorno di maglie alte. Vedete, l'ultimo motivo finisce qua. Scusate, ho messo il segnapunti. Ci sono i 2 giri di quadrettini, poi il primo e il secondo giro di maglie alte. Dopo si inizia tutta la lavorazione in maglia alta, che sono un totale di 23 giri. Dopo questi 23 giri di maglie alte, per quanto riguarda la taglia 42, questo pannello è terminato. Per chi invece ha bisogno di una taglia più grande, deve proseguire con il giro di maglie alte. Invece, nel caso in cui dovesse servire una taglia 40, bisogna fermarsi un poco prima. Questo pannello noi l'abbiamo lavorato in orizzontale, ma verrà girato in questo modo. Vi faccio vedere, vedete? Voi dovete prendere la larghezza, che sarebbe questa qua. Dovete misurarlo in questo modo, perché l'altezza è questa. Il mio pannello è largo, vi dico subito quanto è largo 47 centimetri ed è alto 49, e per la taglia 42 vanno bene queste misure. Dopo aver terminato di realizzare questi due pannelli, dobbiamo pensare all'assemblaggio. Prendiamo le misure della spalla. Dobbiamo calcolare 10 centimetri e mettiamo un segnapunti. La stessa cosa la dobbiamo ripetere da questa parte. Sono 10. Dopo aver preso le misure, dobbiamo prendere anche la misura della scollatura delle maniche. Dobbiamo lasciare circa 18 centimetri, dai 18 ai 20 centimetri. Io ne lascio 18 perché per me va bene. E mettiamo un segnapunti. La stessa cosa dobbiamo fare dal pannello opposto. Dopodiché possiamo pensare a cucire tutta la maglia. Dobbiamo cucire o con l'ago o con l'uncinetto questa parte qua, quest'altra parte qua. Lasciamo questo aperto e dal segnapunti fino giù dobbiamo cucirlo tutto. Prendiamo l'ago da lana e iniziamo a cucire le spalle. Poi, se preferite, potete utilizzare anche l'uncinetto facendo le maglie basse. Allora, inseriamo l'ago in questo modo e prendiamo la maglia opposta. Entriamo da dove abbiamo iniziato. Entriamo da questa parte e usciamo da quest'altra. Entriamo sempre da dove abbiamo iniziato. Entriamo. Opla. La stessa cosa la dobbiamo ripetere per i fianchi. Ho terminato di cucire le spalle, vedete, questo è il dritto del lavoro, e i fianchi.
in questo modo. A questo punto dobbiamo pensare a rifinire lo scollo del collo, questa parte qua, più la parte di sotto. Iniziamo dalla parte di sotto con l'uncinetto del numero 3. Iniziamo a fare un giro di maglie basse. Facciamo un piccolo gabbietto e realizziamo la prima maglia bassa. 1 e 2. Vedete, questo è il giro di maglie alte, ve lo faccio vedere in questo modo. Ogni giro di maglie alte dobbiamo realizzare due maglie basse. Facciamo 1 e 2. Ve lo faccio vedere. Allora, 1 e 2. Dobbiamo proseguire facendo tutto il giro di maglie basse. Ho terminato di realizzare il mio giro di maglie basse, ho un totale di 180 maglie. Adesso possiamo proseguire realizzando il secondo giro e lo facciamo in questo modo. Facciamo una catenella ed una maglia bassa nella stessa maglia, più due maglie alte, una e due. Saltiamo una maglia, nella seconda realizziamo una maglia bassa e due maglie alte. Saltiamo una maglia, nella seconda facciamo una maglia bassa e due maglie alte. Vedete, questo è come si presenta il lavoro, è semplice ma risulta grazioso. Dobbiamo proseguire così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro, vedete, questo è come si vede la lavorazione. Allora, sono rimaste 1, 2 e 3. Saltiamo una maglia, nella seconda facciamo una maglia bassa e le due maglie alte. 1 e 2. Chiudiamo il giro facendo una maglia bassissima nella prima maglia, in questo modo, e possiamo tagliare il filo. Ho terminato di realizzare anche il bordino, vedete, è semplice ma dà un bell'effetto. Pensavo di realizzare lo stesso bordino nel collo, ma mi sono resa conto che si appesantiva troppo e ho preferito lasciarla in questo modo. Per quanto riguarda le maniche, le ho lasciate in questo modo e tanto sono rifinite abbastanza bene. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, al prossimo video.